meno di un mese e mezzo dall'inizio del nuovo anno scolastico, i circa 1.400 studenti, i professori e il personale ATA del liceo Guglielmo Marconi di Pescara non sanno ancora in quale sede si svolgeranno le attività didattiche. A lanciare un appello al direttore dell'ufficio scolastico regionale Antonella Tozza e il direttore amministrativo dell'istituto Alessandra Bianco, sollecitando un nuovo intervento dopo che l'ufficio scolastico si era già pronunciato imponendo alla provincia di Pescara una sospensiva all'ordinanza di sgombero del liceo che sarà abbattuto e poi ricostruito perché presenta problemi legati alla sicurezza. Chiediamo alla dottoressa Tozza, che ha inviato una richiesta alla provincia di Pescara, di sospendere l'ordinanza fino a quando le sedi siano effettivamente agibili, praticabili e conosciute più che altro, perché al momento appunto non ne abbiamo nessuna notizia. Bene, noi ribadiamo, chiediamo alla dottoressa Tozza di continuare su questa strada, di interessare l'Avvocatura dello Stato per valutare se ci sono gli estremi, i requisiti, per poter chiedere una sospensiva di questa ordinanza di sgombero, che tra l'altro sta interrompendo un servizio pubblico essenziale, quale quello dell'istruzione, che vorrei ricordare alla provincia che non si ferma mai, l'attività della scuola non finisce a giugno con gli esami di Stato. Il 30 agosto abbiamo gli esami dei corsi di recupero per il debito formativo, a tutt'oggi non sappiamo ancora dove potremmo svolgere questi esami. Appello lanciato nel corso dell'assemblea pubblica convocata dal vice segretario provinciale del Partito Democratico Leila Kechoud, che ha parlato di pastrocchio politico e amministrativo senza fine. Noi ci aspettiamo delle risposte anche rispetto all'esposto denuncio fatto da alcuni docenti del Marconi che mettono, diciamo, in dubbio questo nuovo progetto, che è diverso da quello lasciato dalla precedente amministrazione di Marco. Stiamo pensando veramente come Partito Democratico di organizzare nei prossimi giorni, se non ci saranno risposte, un'interrogazione parlamentare e portare i problemi al massimo delle istituzioni, perché non è possibile che in un momento in cui il Ministro, il Governo tutto pone un'attenzione veramente particolare rispetto al rientro a scuola per evitare DAD e altri disagi, invece la provincia di Pescara fa esattamente il contrario.